La differenza tra una linea e l'altra, quindi cosa sono? I materiali di cui sono composte, oltre al nome, chiaramente anche i materiali. Questa è una linea superior e questa è una linea premium. Sono belli tutti e due. L'estetica non è in discussione, ok? Su tutti e due i denti comunque noi diamo la garanzia estetica. Sulla linea standard no. La linea standard perché è una linea dove certe cose non si possono fare, tra cui l'analisi anche estetica non si può fare perché è una linea fatta completamente a mano. Questi sono dei denti premium, questi sono dei denti superior. Cos'è che cambia? Vedete già. La texture di superficie. Questa è una texture semplificata, più morbida, questa è una texture più ruvida, più mascolina, potremmo dire. Ok, più aggressiva. Anche i canini qua sono belli a punta, se notate. I canini più a punta sono dei canini in genere più aggressivi. Questi sono dei denti un po' più morbidi, meno aggressivi, è tutto più morbido qua. Anche la gengiva, se notate, ha una texture diversa. Questa potremmo dire che è ad alta definizione, questa definizione intermedia. Ok, comunque non diresti che è una gengiva artificiale. Ok. Questi? No, no, sono sempre. Dipende dal viso del paziente. Un viso quadrato, squadrato, rettangolare, è meglio mettere dei denti più squadrati, rettangolari, anche un po' più aggressivi se è uomo, quindi canini un po' più lunghi. Se è un viso rotondeggiante, metteremo dei denti sotto o in genere preferiamo metterli più morbidi, non perché sono più morbidi. Ma semplicemente perché diamo a quel punto il massimo dell'estetica con la superior, superiormente, che sono i denti che si vedono, non sorridi così, sorridi anche lì su. Allora diamo superior sopra e sotto mettiamo un cuscinetto stress assorbente. Ok, questo ci previene dal chipping, il chipping che sono le scheggiature. Se si consumano dopo 10 anni dei denti, sono quelli sotto, fai il cambio gomme, non tutta l'arcata, cambi i denti consumati. E vi faccio vedere come sono fatte dall'interno queste linee. Questa è una linea doppia premium, c'è una struttura interna in titanio fatta in 3D col computer come vi ho fatto vedere prima e sopra ci sono i denti che non si vedono perché sono in composito. Composito è una via di mezzo tra resina e vetro, in realtà ha particelle sferiche di vetro all'interno, quindi ha le proprietà dell'una e dell'altra. L'una è che è riparabile a freddo e quindi posso con la resina, con le catene di resina aperte, andarmi a riattaccare e posso ripararla quindi a freddo senza metterla in forno. Se invece fosse stata tutta di vetro, dovevo metterla a 1000 gradi per ripararla e lì si storce il materiale. Lo zirconio invece com'è che si produce? Per fresaggio, cioè un blocchetto, un disco e il robot che fresa quel 3D che vi ho fatto vedere prima. Però anche quello è a freddo, cioè la fresatura avviene a freddo. Poi lo zirconio lo vado a incastonare, come vedete su questi modellini, sopra la struttura. Okay. Ma la struttura è avvitata ai denti. I denti sono cementati e li posso staccare e posso ristamparli in caso di problemi. Cambio leggermente la forma del 3D e li ristampo. No, i denti non sono tutti a uno. Se ve l'ho detto anche altre volte, poi se andate negli altri video, dipende da dove passano i fori. Questo è un modellino esemplificativo, però in realtà questi fori bucano anche i denti. E se ci sono impianti vicini, c'è il rischio che il dente si stacca, allora è meglio metterli uniti. Poi è meglio avere dei blocchi, specialmente nei denti anteriori, almeno due blocchi, di modo che se devo sostituire un dente, sostituisco anche quelli vicini e non ci sono differenze poi. Sorridi, non vedi le differenze, perché il macchinario che stampa i denti mantiene in memoria anche la profondità dei denti nel blocchetto da dove sono stati scolpiti, dove stavano, perché sono dei blocchetti che hanno un gradiente di colore. Se i denti sono fresati magari più giù, sono più chiari, più su, sono più scuri, oppure hanno un gradiente che va da su verso il basso, da più giallino al più chiaro. Però mantenendo la posizione nel blocchetto, a me ristampa dei denti che sono sempre identici ai precedenti. Precedenti. Ok. Però questo è un grosso vantaggio, non indifferente, perché quando tu vai poi a sostituire per aftercare un dente, è difficilissimo farlo uguale all'altro, se era fatto a mano. Se invece io ti mando il file di stampa, tu sai esattamente, il robot gli metti quel codice di cialda, stampa esattamente quel colore di denti, perché va a stampare in quella posizione del blocchetto. E questo è un grossissimo vantaggio. Nella premium, voi direte, ok, qua invece come funziona?
Qua funziona che si usano dei denti del commercio, ve li faccio vedere. Sono delle file di denti che vengono posizionati sopra alla struttura. Eccoli qua, i denti del commercio. Ok, questi sono i candolor, sono i più costosi al mondo. Andateveli a vedere. Questi si posizionano in bocca, si fa una prova con la cera, si verificano dove dovrebbero andare a cadere i denti. Ecco qua. Se si scannerizzano poi in laboratorio, di modo che il laboratorio ha più o meno le modifiche da fare, dove vanno posizionati. Si stampa una prova e poi prima di andare, vedete, vi ho detto che c'è una parte digitale, prima di andare a posizionare i denti definitivi, possiamo anche andare a condizionare la gengiva. Ok, questo è uno degli ultimi esperimenti che ho fatto con, passatevelo pure. Qua vedrete una barra in titanio che viene avvitata sulle gengive, okay, per 3-4 giorni. E quella si fa l'anestesia, si avvitano queste barre in titanio sul paziente e rimane 3-4 giorni solo con quelle. Così quelle iniziano a dare la forma alla gengiva dei denti definitivi. Bravo. Il problema è per quello, perché il paziente, per noi è bene che le gengive vanno in compressione, il paziente ti vorrebbe dare le legnate. Quando lo fanno Perché? però, Qua loro quando hanno lo il mettono compito, prima. no, questo è il mio ultimo esperimento, ok? Ah, ecco. Va bene, ho avuto l'ok di tutti i dottori, va bene, perché gli ho risolto il problema di, perché loro hanno l'obbligo di mettere i denti cercando di metterli senza anestesia. Perché senza anestesia? Perché così non ti altero i riferimenti estetici. Se io ti faccio l'anestesia, poi sei tutto così, sorridi e non capisci dove stanno i denti. Devi aspettare 6 ore che passa l'anestesia. Andiamo piano, allora facciamo così, che quei giorni che se no sarebbero persi, abbassiamo i tessuti, di modo che tanti tessuti poi si rialzano, ok, sono elastici. Facciamo l'anestesia, avvitiamo questi, il paziente non sente nulla, li togli, passa l'anestesia, il paziente sente un po' di fastidio, non sente tanto dolore. Dopo 3 giorni quelli li togli e ce lo stampo nella gengiva e vai a posizionare Ma i denti da che quando, hanno. dottore, iniziate questo sistema? Ma ora da questi giorni, Oh, da questi ah, giorni. Ok, allora, il problema è solamente ora a questo protocollarlo, nel senso che qui va si fa solo per il dottore che automatizzato. si integra. Ok, tu non vuoi sentire dolore, ho Non voglio sentire capito. dolore. Questo si fa solo per protesi totali. Totali, arcata totale, parliamo di premium e superior qua. È una cosa in più che ci aiuta. Se no, l'alternativa cos'è? A farlo piano piano, ok? Il paziente che sopporta cerchi di fare anestesia lì solo sulla gengiva, ma questo è un dettaglio. Poi cosa vai a fare? Vai a provare i denti in bocca e fai altre fotografie. Questi sono i provvisori, sono dei provvisori fresati, non sono i denti definitivi. Questi sono solo per provare quella che è la forma in bocca dei denti. Questi si fanno tutte le varie prove masticatorie, dopodiché si vanno ad assemblare sulla protesi in titanio, cioè sull'arcata in titanio, i singoli denti che vi ho fatto vedere prima del commercio. Anche qua le gengive vengono simulate e poi insomma le foto definitive. Questa è una doppia premium. Sono denti più morbidi. L'abbiamo visto Sono denti più ieri morbidi. qua. Starà mangiando già adesso. E questi sono dei denti che chiaramente reggono meno allo strappo. C'hanno i pin ritentivi, ok? Per questo la superior tiene di più allo strappo, ma anche quella si può rompere. È chiaro che Ok? Meglio tagliare col non sono i coltello. nostri denti, bisogna avere un po' di Bravo. riguardo. Si taglia, si affetta la fetina e si mastica. Qua ora le gengive coi mesi matureranno, continueranno a maturare. Vedi che qua probabile questo se rimane un pezzettino lo tagliamo con l'elettrobisturi, zac. Si taglia e nei mesi guarisce e prende la forma perfetta la gengiva. Dopo 6 mesi, non prima di 6 mesi, si torna 1 o 2 giorni. Se si sono creati spazi, noi lì aggiungiamo materiale. Ok, perché le gengive continuano a maturare poi nei mesi. Dopo 6 mesi è difficile che si ferma tutta la maturazione. È finita, ormai quel che fate è fatto. Quella è la forma quasi definitiva delle gengive. Quindi quello che ricopre il Qua bocciolo sotto. artificiale. Bisognerà pulire qui sotto, che okay? In questa zona si infilerà il filo interdentale. In questa zona ci sono dei fili interdentali che usano i bambini per gli apparecchietti, che hanno una spugnetta poi lungo il filo, però hanno una parte iniziale in plastica. Che ci entra là quella parte in plastica?
la riprendi dal palato, arriva alla spugnetta e con quella lucidi. Quella non parte è sufficiente lì. L'idropulsore? No, no. Lì, se tu vuoi fare un'igiene perfetta, abbracci, la fai ripassare, abbracci l'impianto e lucidi bene bene. Due volte al giorno, la sera che c'hai più tempo, la mattina, dopo pranzo, dipende da quando hai più tempo durante la giornata. Questa invece è una linea premium. La linea premium è una linea in zirconio, i denti sono denti in zirconio, sono più rigidi questi. Ok. Avevamo tolleranza qua, perché? Perché sotto c'erano i suoi denti naturali e i denti naturali sono di per sé ammortizzati. Il futuro della bocca bionica qual è? Il futuro della bocca bionica? Sviluppare che cosa? Fare in modo che il cervello capisca che stai masticando. Quindi ridare sensibilità ai denti. Ok. Come? Fa parte del dipartimento di ricerca. Ok. Lo brevetteremo. Si può fare, perché noi tutta attorno all'osso abbiamo il periostio che è innervato. Che avete mai mangiato le costolette dell'agnello? C'ha una pellicina la costoletta, quella è innervata. Se tu fletti l'osso, quella pellicina là dà input al cervello che qualcosa si sta muovendo. E quella è la nostra zona di riferimento e possiamo stimolarla come quella pellicina là, con delle correnti elettriche, per esempio. Si potrà, certo, si potrà perché sono tutti viti passanti queste in titanio che sono a contatto col periostio. Basta che sviti l'arcata, ok? Si chiamerà, che ne so, superior touch, ok? Senti il tocco, hanno di nuovo la sensibilità, però è importante quello. Le viti sono... non è l'argomento di questa lezione. L'importante è capire i limiti quali sono in questa lezione, ovvero il fatto che le protesi ad oggi al mondo sono tutte insensibili di un paziente che ha perduto un arto. Quello è il limite biomeccanico, unito al limite biomeccanico dei materiali, che mette a rischio un paziente bionico, un paziente che non ha più madre natura in bocca, ma ha una cosa artificiale. Noi possiamo essere bravi a renderli simili, come fare un braccio fotorealistico, è sensibile? No. C'è il rischio che te lo bruci se non stai attento o si rompe se non stai attento a quello che sollevi. Ti limiti visivamente a quello che sollevi. Quindi la differenza, visto che oggi parliamo tra premium e superior, tutte e due si rompono, partiamo dai punti in comune. Tutte e due si possono rompere. Diciamo che tutti i lavori si possono rompere. Ci sono alcuni denti che durano di più, alcuni di meno, dipendono dall'uso che se ne fa, a dire il vero. Se non mangi mai si romperanno. Non si romperanno, però se non lavi mai ce li hai integri, ma ci perdi gli impianti. Ok. Questi non esiste l'arcata perfetta, esistono delle arcate che sono più sofisticate di altre. La superior è un'arcata che è più sofisticata. Se io vado a mettere a confronto la lastra, vi faccio vedere la lastra tra premium e superior e vedrete che sono diverse le radiografie. La prima radiografia e la seconda radiografia, eccole qua a confronto. Qua ci sono due materiali. Qua ce n'è uno, il titanio, il pecton di mezzo e lo zirconio. E a dire il vero c'è anche poi il composito per le gengive. Sono quattro materiali. Quando noi mettiamo superior, doppia arcata, cerchiamo di mettere il pecton di mezzo, che è il polimero assorbente, che cerca di assorbire gli urti. Okay? Non è mai morbido comunque come il composito. È un po' più rigido e allora lì devi andare a vedere anche il viso del paziente, se è un viso che sviluppa molta forza, un uomo è diverso dal suo viso, per esempio. Lei c'ha un viso più piccolino, sviluppa meno forze, ok? Palmas sviluppa più forze, c'ha belle mascelle, abbiamo... Come? Zio. Parente, è zio, no. Qua dipende anche da quanti impianti abbiamo a sostegno. Qua, per esempio, vedi che manca impianto qua dietro. C'è quello che si chiama un balconcino, cantilever, ok? Qua se io metto un blocchetto di tre denti, c'è il rischio che qua i denti in zirconio si rompono.
Meglio invece che siano tutti denti singoli in composito, che fanno da rompiforza il fatto che sono separati. Flettono ma non si rompono. Qua c'ho sostegno fino agli ultimi, ho messo l'ultima corona in zirconio fino all'ultimo impianto, ma in mezzo vedete questa linea scura, lì c'è il pecton, che è quel materiale a stress assorbente, ve lo faccio vedere qua come è fatto, che attutisce gli stress masticatori, eccolo qua. C'è la struttura in titanio sotto e poi sopra c'è un polimero. Sopra poi si mette lo zirconio. Titanio, cromo cobalto, non c'è differenza. Titanio è in tutte le protesi? Diciamo che il titanio lo mettiamo quando c'è molto da ricostruire, perché è la metà del peso. Okay. Capito? Allora, se io ho molto da ricostruire, meglio titanio. L'unica differenza è quando lo sabbi, uno fa scintille e l'altro no. Titanio fa scintille quando lo sabbi. Aspetta, ce l'ho, te lo faccio vedere. Dov'è che ce l'ho il titanio che fa scintille? Dottori qua. Fai vedere se ce l'ho qua sui video. Media. Non ce l'ho, vabbè. Se lo trovo ve lo carico sul gruppo, è simpatico a vedere. Se estetico non cambia niente? No, perché il titanio è... molti si dicono, ah, ma il titanio è biocompatibile. No, perché queste protesi, la barra in titanio non entra dentro le gengive, non è dentro l'osso, c'hai a contatto lì gli impianti con i multi-unit che sono in titanio. Sopra le gengive ci puoi mettere quello che vuoi. Composito, zirconio, cromo cobalto, titanio, l'importante è non abbia nickel. Però se si ritrae la gengiva, no? Rimane lo spazio. Se si ritrae la gengiva, tu vai, come ti dicevo prima, a riallineare, perché poi sotto è così. Sotto è così per tutti? Questo? No, dipende. Dipende. Quando noi abbiamo una gengiva molto stabile, ok, nella linea superior, okay, andiamo a fare questa parte in lucida in metallo, in titanio. Ma quella conviene farlo quando la gengiva è già stabile, perché sennò c'è il rischio, poi hai il rischio di recessione. Come fai in quel caso? Questi perni sono delle copie degli impianti. Poi c'è un colletto qua, ok? Qua in realtà ci sono altri due pezzi, c'è l'impianto e il multi-unit qua in mezzo, in quest'area. Qua inizia la protesi e verso la gengiva abbiamo un materiale che può essere modificato in caso di modifiche della gengiva. Questo è dove ci saranno gli impianti, i denti. Qui ci saranno i denti. Così. Sì, è vista da sotto la protesi. Diciamo nell'osso. Praticamente hai qui sopra l'osso. Ecco. Per me è ovvio, ok. Per voi no. No, quelli sono delle copie degli impianti che servono al laboratorio per tenere in mano il modellino. Però materialmente noi qua su abbiamo materiale di quel colore, così, quello intendo io. Questo? Sì, quello. Gli impianti sono grigi, cioè, in titanio, è tutto titanio. Non cambia No, è sempre titanio. Il titanio che va contattato nell'osso è il materiale che integra. Che si attacca all'osso. Sì, se non lo fa in titanio non si attacca nulla all'osso. Per... Poi quello che qua esce può essere la parte a contatto con la gengiva, perché qui ci sarà la gengiva tra un impianto e l'altro, può essere o composito o metallo. Il metallo lo metti quando la gengiva è molto stabile. Se invece una gengiva, ci sono due tipi di gengiva, una stabile e una instabile. Quella instabile conviene mettere il composito, perché sai già che lì si modificherà la gengiva, allora ti metti al riparo mettendo materiale che può essere modificato. In realtà se poi si ritrae e tu avevi metallo a contatto, basta che consumi il metallo, mezzo millimetro, e fai passare il composito, risolto. C'è sempre una soluzione, però l'ideale è andare a copiare i materiali col tipo di gengiva che c'è, andare a copiare gli impianti col tipo di osso che c'è, i denti col tipo di biomeccanica che c'è, se è un viso che sviluppa forze, ne sviluppa poche, scoordinato o bello coordinato, se ci sono visi che proprio le mandibole si muovono così, il paziente dice chiudi, chiudi di nuovo, chiudi, non trova mai l'occlusione, ha più occlusioni, proprio non la trova, allora lo teniamo, il paziente, ti faccio vedere, gli montiamo sopra i denti un disclusore, si chiama, lo vedi qua, lui chiude e c'ha un pin qua che non lo fa chiudere, okay, e c'ha un piattino con un puntino che non gli fa chiudere i denti, e noi gli diciamo, ok, ora muovi la mandibola avanti, muovila di lato, muovila di qua,
Quel puntino, qua prima con un pennarello colori di nero, disegna sul piattino degli archi. La zona dove poi i punti si vanno a incontrare, quella è la sua posizione della mandibola. Così abbiamo un'idea esattamente di dove sta la occlusione centrica, la centratura, diciamo, dell'occlusione. Allora noi blocchiamo a quel punto i denti di su con quelli di giù, con un silicone, li riporti in laboratorio e loro esattamente montano poi i modellini in quella posizione e sanno che quella è l'occlusione che devono usare. Poi hanno delle rotelline di lato che dici quanti gradi deve andare in disclusione, che te lo riprendi da quel piattino. E l'articolatore ti fa muovere esattamente la bocca con quei valori. Quelli si chiamano valori, parametri individuali con cui realizzi poi la bocca. Questi ve li ho spiegati. Okay. Le fotografie sono importantissime, per quello facciamo le foto a tutti, perché dalle foto vedi tante cose che normalmente se io ti mando le impronte dei denti non vedresti. Vedi che non devi seguire la linea che congiunge questa commisura labiale con questa, perché le labbra sono sempre storte. La regola è che il viso è sempre storto, lato sinistro dal lato destro. La linea di repere che tu devi prendere in realtà è la linea dell'orizzonte. Ok, quella è la linea di repere che tu devi prendere. Se no, puoi prendere la metà del viso. Però delle volte hai anche visi che sono a luna, storti, così. Mai prendere la bipupillare, perché più delle volte gli occhi sono sempre disassati. Ok, invece tanti fanno l'errore prendendo come punto di riferimento gli occhi. Gli occhi ti faccio i denti storti, poi c'è un paziente con i denti e gli occhi così. Invece l'ideale è sempre prendere l'orizzonte, la linea orizzontale. Quando andrete in clinica, anzi passate in clinica, fatevi dare i libri Fradeani, i libri di Fradeani, portatelo il libro, ve lo faccio vedere dove ci sono spiegate tutti questi punti di riferimento. Poi si fanno delle foto extraorali e intraorali. Le intraorali si possono anche accoppiare con quelle extraorali, le metti in sovrapposizione. L'occlusione è importante sia superior che premium, che standard, i denti anteriori non devono toccare. Okay? Questa ve l'ho fatta per farvi capire come deve essere l'occlusione in una protesi artificiale, una dentatura artificiale. Se è dentatura naturale, tutti toccano allo stesso tempo. Se invece è una dentatura tutta artificiale, davanti cerchiamo di non sovraccaricare, perché sono la parte più debole i denti davanti, ma si cerca di posizionare, di dare stabilità da premolare a premolare. Quando poi la mandibola andrà verso destra o sinistra, toccherà prima il canino. Il canino dà la guida canina, dà all'articolazione, guarda che c'è un intoppo, allora che fa la bocca? Fa così, va verso giù per poter andare verso sinistra. Crei praticamente una barriera che scontra la mandibola e si apre. Se, chi c'ha i denti naturali qua? Io. Tu? Prova ad andare a sinistra, noterai che tocchi sul canino. Tu c'hai un po' di bruxismo, sono consumati. Sono consumati. Come lo possiamo aggiustare? Ok. Si può aggiustare? Si può, si può. Si può? Poi qua c'hai un foro, vedi questo foro qua? Perché c'è un foro qua? Perché la protesi è avvitata. Vi ho detto che i fori passano anche i denti. Ok, vediamo se c'è una foto. Qua c'ho un impianto che finisce qua, un impianto che finisce qua, un impianto che finisce qua. Questi erano dei denti provvisori. Questi sono i denti definitivi. Anche i denti definitivi però hanno i fori. Li vedete qua? 1, 2, 1, 2, un altro qua. Questo si vede poco. 1, 2, 3 impianti. 1, 2, 3 impianti. Anche sopra, anche sotto, scusa, quella era di sopra, questa è di sotto, c'ha sempre i fori. Se io devo intervenire e smontare la ruota, stacco questo tappino e svito il bullone e tolgo l'arcata. Poi dell'arcata posso andare a sostituire i singoli denti. Ok, i singoli denti sono, li vedete qua. Ok. I singoli denti sono come le ruote, si possono cambiare. Passatevela anche questa, così vi fate un'idea. Ma io già l'ho raccontato di come. Io lo raccontavo già così, okay. Anche non sapendo. Questi si possono sostituire, perché vi ho detto che tu devi pensare
come se fosse un'automobile. Esiste l'automobile per sempre? Esiste l'automobile che fai, che non ci va in campagna, ci prendi i fossi, quella che mantieni bene, che gli fai i controlli, che la pulisci bene, la lavi e vai anche a disinfettarla. Se poi c'hai una parte che comunque, vi ho detto, la parte debole del sistema, il fatto che sono tutti materiali artificiali, meglio creare un'arcata che magari col tempo si assesta e si consuma. Okay? Quando proprio quella è consumata, fai il cambio gomme solo di sotto. Questo è l'ideale. Okay? Poi ci sono pazienti dove molto giovani, per esempio 35-40 anni, o pazienti anche che sono molto coordinati, dove lì vai con materiali già più rigidi, gli dai l'assetto d'asfalto da, invece che da campagna. Okay? Se invece parliamo di una bocca anziana, usurata, una bocca per esempio che ha perso le coordinate, c'è il rischio che ha spasmi muscolari, meglio usare Pecton, meglio usare composito, accoppiate di Pecton e composito, materiali più morbidi. Noi per forza di cose dobbiamo semplificare premium e superior. La grande differenza tra le due è che una è completamente digitale ed è più rigida, l'altra è la parte interna digitale ed è più morbida. Però delle volte abbiamo premium fatti in un certo modo, superior fatti in un certo modo, andiamo sempre a intercettare con i materiali giusti, anche gli spazi che abbiamo, il massimo di quello che si può fare in quel caso. Perché se no, se tu dai al paziente il fatto di, ok, scegli che tipo di valvola cardiaca metterti, è rischioso. Rischi che poi ci sono dei problemi dopo. Perché il paziente voleva magari quello, voleva 4 impianti dentali, 6, magari non regge, perché l'osso ha bisogno di altri tipi di interventi, zigomatici per esempio, ci perde anche i 4 impianti che ha messo. Oppure paziente che preferisce fare una arcata completamente superior, sopra e sotto, rompe tutto perché è scordinato. Ok, ma io voglio il top, ma il top non è necessariamente quello che costa di più. Che costa di più, ho detto, perché è sofisticata, ha una costruzione diversa, ma ci sono alcuni casi in cui va usata, altri dove non va usata. Per quello è un qualcosa che noi neanche la mettiamo nei preventivi, perché se al richiamo il dottore conta quanti impianti sono integrati, quanto spazio è rimasto, guarda il viso del paziente, guarda la meccanica del paziente, decide cosa mettere, che materiali mettere. Se è quella situazione in cui il paziente e ha una certa stabilità neuromuscolare, okay? Ci abbiamo abbastanza spazio per fare uso di materiali multipli, abbiamo un paziente che non fuma, abbiamo quindi stabilità anche di gengive, cambia anche il disegno proprio della protesi, cambia, come vi dicevo, il versante verso la gengiva può essere tutto titanio, puoi fare degli accoppiate sopra zirconio composito, oppure se invece vedi che è rischiosa la situazione, metti materiali elastici. Così evita di romperli, più elastici e meno rigidi. Se vedi che ci sono i fossi, metti gli ammortizzatori, le gomme un po' sgonfie. Questo è il lavoro corretto come va fatto. L'orientamento al paziente è fondamentale, per quello noi facciamo queste lezioni, per orientare il paziente a una scelta consapevole che il dentista non sta lì a fregarlo, gli sta mettendo le cose giuste per la sua bocca lì dentro. Però chiaramente il paziente è molto prevenuto da 40 anni di soldi spesi, lavori fatti male, di ascessi, dolori, che dice ora me lo scelgo io quello che devo fare. Non è proprio così. Il problema si è avuto in passato perché si facevano i lavori o a metà, oppure la diagnosi che veniva fatta era condizionata in base a quello che uno poteva spendere, ok, allora fagli questo, può spendere quello, però quello è il modo più sbagliato. Va fatto prima di tutto togliendo il listino prezzi, quello che va fatto. Poi se non lo puoi fare, aspetti, ma fai quello che va fatto in maniera corretta, dopo un anno, due anni. Cioè abbiamo molti pazienti che vengono, magari fanno la visita, la cosa è completamente diversa, perché abbiamo fatto la visita, la diagnosi, visto tanti parametri, le gengive non si vedono in radiografia, non vedi se fa male un dente, non vedi se il dente si muove, la radiografia è statica. L'ho fatta vedere, la radiografia non vedi tantissime informazioni che poi sono determinanti. Non vedi neanche questo in radiografia, cioè dove sta la mandibola e dove sta la mascella. Abbiamo casi dove la mandibola è così, a scucchia. C'è la scucchietta e va anche un paio di centimetri avanti, dove puoi fare solo protesi mobile sopra, rimovibile, neanche fissa.
la radiografia non vedi tantissime cose che poi sono determinanti. Eccola qua. Radiografia vedi solamente i tessuti duri e quello che è radiopacco, quindi il titanio. Non vedi invece la lingua, non vedi i vasi sanguigni, appena appena percepisci dove passa il nervo, ma poi i nervi ne abbiamo anche qua, nervi ne abbiamo qui su, abbiamo la, da vedere esattamente quanta dimensione c'è tra questa arcata e questa, e questa è una foto bidimensionale, cioè la mandibola, in realtà la bocca è tridimensionale. Io faccio una fotografia girandoti attorno e poi la apro. Distorsione del 70%. Che pianificazione puoi fare su una distorsione? Non puoi vedere, delle volte sembra che i denti sopra sono pari con quelli sotto, ma in realtà se vai poi a chiudere, fai l'attacco, i denti sopra stanno avanti, quelli sotto, i finali sono indietro. Però in radiografia erano pari, perché quando mordi la mandibola va avanti per mordere il pirulino che c'ha il radiografico. Quindi anche spostata in radiografia. Dopo che si parla col paziente, si guarda anche l'aspettativa di vita del paziente, le abitudini viziate, ci sono protesi che devono durare 40 anni, protesi che devono durare, se va bene, 10 anni, 15 anni. Cambia completamente anche la scelta dei materiali. E non vado a fare su un paziente magari di 75-80 anni una doppia zirconio, titanio, pecton, tante cose, perché è una bocca sicuramente scoordinata quella, scoordinatissima, e non avrebbe una, come dire, un vantaggio, ma sarebbe uno svantaggio in realtà, perché si troverebbe poi a fare assistenza, aftercare, con i denti rotti. Meglio mettere qualcosa di semplificato in bocca, che è più facile anche da mantenere. Se ti trema la mano così, è difficile che tu vai col filo a pulire. Devi creare un tipo di protesi, delle volte anche che si stacca, che la pulisce così, non così. Con uno spazzolone grande, che vendono in farmacia, stacchi, rimane solo la barra, che lucida con lo spazzolino così, e poi lucida la protesi così, clac, bella forte, che non si stacca, deve fare forza per toglierla, e quindi è una semifissa quella. Quelli pazienti anziani, per esempio. Tutto si può fare, bisogna vedere quando c'è l'indicazione a fare che cosa. E in questo vi aiuta molto il protesista. Questi chi sono? Albania. Ok, vi ho fatto vedere un po' di... Ora vi abituo l'occhio, facciamo un gioco dove vi abituo un pochino l'occhio a superior. Il dente ha diversi colori, qua è diverso da qua. Qua è più azzurrino, c'è più smalto e ha ripreso lo smalto naturale. Questi sotto sono tutti i denti naturali. Il giallino, vicino al colletto naturale, ripreso dal bruno vicino alle gengive. Le gengive sono artificiali qua. Vi ho messo la scritta qua per confondervi, così non vedete la linea di passaggio. Infatti questi sono croati, no? No, quelli, quelli sono Cagliari. I denti poi sono con la saliva sopra. Certo, quindi c'è la saliva finta. Questa è finta. Però vedi, qua è blu, qua è rosa pallido, ok? Anche la gengiva ha diversi colori, qua è brunastra, qua ha simulato il frenulo, questo dente è più piccolo rispetto a questo, avete notato? Qua ha simulato il fumo, su questi anteriori. Però io personalmente, qua, cioè, visto che ci stai, avrei fatto un po' più bianchino. Tutti i pazienti ragionano così, dicono i denti, prima aveva questa situazione, ok, è molto più naturale, non diresti mai che hai i denti artificiali. Qua una donna lo bacia, sono naturali, i denti, non, queste sembrano piastrelle di bagno. Quando tu vai a vedere invece una dentatura naturale, vediamo se te la faccio vedere qua da vicino,
tac, ha molti più colori. Questa è una palette più ampia, più varia di colori. L'altra è una colorazione che ho usato su tutto il dente. Se, la, no, è metalloceramica quella. Quella è metalloceramica fatta a mano, ha usato una sola massa di ceramica. Okay, lascia stare che è più scura, ora te la, guarda, ti aumento l'esposizione. Qua si camuffano con la carnagione delle labbra e del viso. Questa è una donna, più chiara, ma sono troppo finti. Ora ti faccio vedere dei denti, come tu mi hai detto, li vorrei più, ti faccio vedere dei denti più adatti a te. Eccoli qua. Viso più lungo, ok, Lucia è un dolico facciale, viso lungo, allungato, anch'io sono come te dolico. È grave. Sono più chiari. Però anche qua c'è un minimo di scuro qua, ok. Però sono tutti molto più chiari, sì. Questi. Questo è un A1, A2 più o meno, di dai, colore. Così o pageresti, no, questa dentata. Sono belli. Guarda giù. Se vedi questa, no. Dici, ma che è questo? Robocop. Questa comunque è la texture di superficie. Questa è una superior. È molto bella questa. È una superior. Sorriso ipertonico, vedete il labbro che va molto verso l'alto, ma i denti devono stare là, ok? Non va mai, bisogna fare le fotografie con diversi gradi di sorriso. E ve le faccio vedere in questa radiografia, questa fotografia che ho qua, premium superior, l'ho scacciata sotto, perduta. Perché quando sorridi, puoi sorridere a sorriso ampio oppure intermedio. Ok. È sempre lo stesso paziente. Qua sorride in un modo o non sorride, qua sorride in un altro. Il labbro ha una certa lunghezza e va tenuta in conto la lunghezza del labbro. È fondamentale la lunghezza del labbro. C'è anche un papillometro che si usa per misurare quanto è lungo il labbro, perché ci sono pazienti che chiedono poi di mettere i denti qui giù. Ma in realtà i denti devono stare qua, è il labbro che è lasso, che è sceso. Se no c'hai i denti che sorridi e ce li hai qua giù, perché voglio che si vedano i denti. Lui non ce l'ha tanto, non ce l'ha proprio. Lui sembra senza. È il labbro che scende quello. Ma non è che, lui è giovane, lui è tonico. C'è chi sorride, che mostra il sorriso gengivale. Ma sono anche consumati i tuoi denti. Hai perso 3-4 mm là. Ma non ti preoccupare, siamo tutti nella stessa barca. Abbiamo risolto un pochino qua, ma non possiamo fare i denti troppo in basso. Le hanno portato il libro? No, non l'hanno portato dalla clinica il libro? Fra Deani, dalla clinica. Questo è la disposizione dei denti, un qualcosa che va bilanciato tenendo in conto che cosa? Il viso. Il viso, e questa è una cosa molto interessante da vedere, cioè dove si mettono i denti, perché un conto è ti faccio i denti, un conto è dove te li metto i denti nuovi. Il viso viene suddiviso. Se sei del nord viene nord diviso. Ok. Abbiamo detto in terzi. 1, 2 e viene diviso a metà. Più tengo conto anche dell'orizzonte. Ok. Più gli occhi mi interessano, più di tanto, gli occhi mi interessano più che altro per capire dove sta la glabella. La glabella è la zona di attaccatura delle due sopracciglia. Ok. Sì, io c'ho sopracciglia qua, così, la glabella è questa zona qua. Una linea deve essere tirata qua sulla glabella e l'altra l'attaccatura dei capelli. Ok, questo è il primo terzo del viso, superiore. Poi c'è il terzo inferiore del viso che bisogna vedere dove stanno le narici, ok, del naso. Sotto, nella spina nasale, lì passa l'altra linea che divide
il secondo terzo diviso, 1, 2, il terzo, ok, va da metamento, diciamo, fino a questo punto sotto al naso, questi terzi. L'ideale sarebbe avere questi tre terzi rispettati. Quante ce l'hanno rispettato? Meno uno. Meno uno. La verità è quella. Io e Fabrizio pensavamo di averci a bocca storta, invece ci è confermato che tutti ci hanno... Dici da non è... che ce l'hai proprio storta. Va bene qua, allora, non c'è... Quando il più delle volte, per questo vi dicevo, abbiamo. Però guarda che bella, bella. Allora all'inizio prendevano come punto di riferimento per fare i denti dritti, ok, qua c'è poi labbro inferiore, ve l'ho fatto volutamente storto, c'è chi prende, sbaglia, prende come riferimento la mediana delle labbra, quello che prende la mediana degli occhi, io ce li ho storti gli occhi. Ok, c'ho una parte del viso più lunga dell'altra. L'avevamo notato. Sono storto tutto. Poi, allora cosa hanno detto Fradeane? Ha detto andate a prendere la linea dell'orizzonte, fai chiudere il paziente con un piatto, con un piatto sui denti, per esempio, e sul piatto che ci poggi? A bolla. E vedi dove sta l'orizzonte. Ok, quella è la cosa semplicissima. Cioè, sarebbe il piatto di metallo che... Che esce dalla bocca. Così, e che poi ha messo un'altra... Bravo. Quello era per prendere... I riferimenti col viso. Ah. E più delle volte lo sbagli, perché il sì, non sempre l'azzecchi, per quello è sempre meglio fare la prova in bocca. Non dare per scontato che chiusi, ho fatto quello, i denti delle volte, guardi, ci sono gli errori intermedi, perché poi devi questi dati trasferirli al laboratorio. Se il laboratorio il giorno ha dormito, è stanco, lo monta invece che sul piano di Francoforte, ok, sul piano della linea dell'orizzonte, c'ha i denti che quando sorride vedi i posteriori, ok, perché ha sbagliato il piano. Ci sono due settaggi per il laboratorio, e questa è una cosa che sbagliano tantissimi tecnici. Quando poi lo metti in bocca, dici, anche qua li rifacciamo, ok. No, importante è capire dove sono gli errori, dove possono essere, perché se c'hai poi un errore in bocca devi capire dove devi intervenire. Se i denti sono così, hai sbagliato il montaggio del piano dell'articolatore. Se i denti sono storti, magari non gli hai pinzato bene l'oliva dentro l'orecchia. E poi quello ti riporta un errore sistematico in laboratorio. Ha fatto il lavoro perfetto, storto. Ok, sono piccole cose, per questo è importante tornare poi sul paziente e montare i provvisori. Montare dei provvisori e vedere dove stanno i denti e farli anche muovere. No. Sì. Questi sono provvisori, vedi, c'hai i punti sotto. C'hai i punti sotto, c'è la ferita ancora aperta. Non ho detto che li facciamo brutti i provvisori, li facciamo bellini. No, infatti... Però sono denti provvisori, questa è resina, dopo un anno la butti, 6 mesi massimo. Però già con i provvisori inizi a vedere tutte queste cose. Se io ti faccio le foto con i provvisori, già vedo le criticità. Questo è un labbro storto, non va preso in riferimento, ok? Lui c'ha questa zona e quella zona ben riempite, cioè qua riempie bene coi denti. Io terrei questo di arcata dentale, il ferro di cavallo terrei questo, perché riempie bene, c'ha delle guance larghe, gli zigomi sono larghi, gli occhi sono stretti, ma guardando il terzo inferiore del volto è tutto rispettato, c'ha il labbro superiore che è un terzo, e il labbro inferiore che è 2/3, il doppio della dimensione del labbro di sopra. Ok. Questo, ok, questo. Questo è metà pennarello, qua è un pennarello piano, pieno. E la proporzione è quella, 1/3, 2/3. Delle volte però non puoi neanche prendere in riferimento il paziente così, perché così sta sorridendo. E quindi il labbro mi va su. Allora hai bisogno di un attrezzo che ti misura il labbro a riposo e poi lo fai sorridere e vedi in sorriso dove va. Se la discrepanza è esagerata oltre un centimetro e mezzo, allora quello è un labbro ipermobile. Non devi prenderlo in riferimento. Se poi sorride e mostra le gengive, è normale. È il labbro che sale tanto. Tu devi attaccarti alla spina nasale. L'unica zona che non cambia è l'attacco qua dell'osso, del naso. E misuri poi con una forchetta, un compasso, l'arcata chiusa, con i provvisori. Giri e vai a vedere il terzo intermedio. Il compasso, guardi quello su, poi c'è chi ha l'attaccatura dietro, chi li ha perduti.
Non ti tornano i conti. Non è facile. Ok, si sono inventati anche occhialini che metti con qua i punti di riferimento per vedere dove è la linea dell'orizzonte. A volte c'è il paziente che è così, a volte che è dritto, così. Le devi mettere i provvisori in bocca e farlo camminare, parlarci e vedere se sono dritti o storti. Come fai a dire se sono dritti o storti? Questo è fermo ora, è morto, è immobile. Ma fallo muovere il paziente. In realtà magari sono storti. In realtà il dritto storto c'è tolleranza fino al 4%, anzi è bello quando è leggermente storto. Quello che è bello è quando non è iper preciso il sorriso, anche nel colore, quando non è iper, come dire, uguale, tutti i denti tutti dello stesso colore. Se sono tutti diversi i colori, si confonde, è meglio. Se io il naso ce l'ho un po' storto, è naturale, non diresti che è finto. Quando invece è tutto preciso, disegnato, dici è finto. Ci sono pazienti che chiedono la precisione, che tutto sia più americano, pazienti che chiedono più sorriso europeo, un po' più storto. Dentro una composizione chiaramente che viene rispettata, però leggermente storti in quella composizione. Non è che ti metto il canino qua e l'altro qua, te li metto dentro a questi riquadri. Il canino sta sotto l'ala del naso, ok? Il canino va a cadere sotto l'ala del naso, non posso metterti il canino qua. Ho il canino qua, dentro alla narice, lì allora avresti un ferro di cavallo troppo stretto. La linea dell'orizzonte è quella che in genere ci guida, ma non sempre è un punto di riferimento. Infatti gli ultimi studi, COIS in America, hanno detto manco la linea dell'orizzonte. La verità è che devi mettere i provvisori e guardare il paziente come se è un sorriso naturale. Se tu vuoi fare qualcosa, un ritratto, il miglior modo proprio con cui abbiamo trainato i tecnici era fargli fare copie a mano, disegnando, ritrarre denti naturali. C'era chi stilizzava e faceva il sorriso ideale. E gli dicevo, ma io ti ho chiesto la copia della natura, non i fiori come li intendi tu. Fai una copia di questi fiori, non vedi un albero speculare in natura. Manco nei videogiochi fanno gli alberi tutti uguali, okay, che sono la parte destra uguale alla parte sinistra. È difficile invece simulare la natura, fare tutto un po' imperfetto, un po' impreciso, un po' con varianti di colore, un po'. Quello è difficile, lì ti serve l'occhio femminile per fare questo, perché percepisce più sfumature. L'occhio femminile riesce a cogliere meglio anche i colori, hanno studiato. L'uomo tende un po' più a semplificare, ok? Vedi che i denti qua sono rispettati nella cornice, mettiamoli nella cornice del sorriso, faccio vedere davanti, riempie bene, è un sorriso intermedio, non sta ridendo forzatamente qua. Sorride bene, riempie bene i settori laterali, il canino va a cadere là dove c'è l'ala del naso, i centrali sono più grandi dei laterali, i laterali sono più piccoli, i canini sono più lunghi, vanno anche sotto il labbro che sale, non vado a toccare il vermiglio del labbro inferiore, leggermente sono coperti qua. Quanti anni daresti a questa bocca? È una bocca molto giovane questa, in realtà lui è un po' più su con l'età, però è giovane perché è tonica, è molto tonica e poi c'è un labbro molto riempito sotto. Un po' di più, sui 50 passa. No, non è questo. Sì che c'è blu, sta sotto la mia tesi laurea, tutto lì sotto. Vabbè, è uguale. Labbro sopra è la metà come spessore del labbro inferiore. Quando io voglio rendere invece... Io delle volte ho delle donne con labbro molto sottile, sfuggente, tantissimo sfuggente, allora in quei casi sì, pochi millimetri devi gonfiare, non labbro a canotto. Okay. Labbro noti che a canotto quando ha la stessa dimensione quello sopra di quello inferiore, allora è strano. Se tu invece lo riempi con un filler magari di 6 mesi che poi si riassorbe appena appena, giusto per vedere come va, allora quello ti aiuta anche nella accettazione del nuovo sorriso. Però parliamo di altre cose. La verità è che a noi ci piace integrare i denti con quello che c'è, non è che dobbiamo cambiare il resto. Okay. Il resto va bene così com'è. Cerchiamo di metterci lì dei denti che
che ottiene il camouflage. Sono si camuflano. Perché ora vi ho parlato di questo, ma se non ve le avessi descritte queste cose, voi non lo percepireste che questo è un sorriso naturale. La texture, qua si vede che si interrompe questo riflesso, ok? Qua c'è una depressione. Guarda qua, c'è una linea di superficie, qua c'è la linea sul mammellone centrale. Gli incisivi, anche i denti proprio singoli, hanno delle proporzioni che sono bellissime da studiare. C'è il centrale che ha una parabola, in genere la parabola dei denti è sempre un po' più in alta, la gengiva da questo lato è più bassa da questo lato, cioè tocca qui su la gengiva, ok? La parabola, se tu vai a vedere qua, è più spostata laterale, verso dietro. Poi qua scende ed è rotondo, da questo angolo è sempre più rotondo di questo, questo è un angolo più stretto. Poi c'hai un punto di contatto qua che è più basso e un punto di contatto che è più alto con quello di qua. Tu devi unire quindi questo zenith con una curva ampia a questo, un angolo stretto e unisci qua fino a 2/3, poi è il momento di salire con un cerchio largo. Questo è un cerchio largo, questo è un cerchio stretto, questo è un cerchio larghissimo, ma questo è più stretto come cerchio. Questo è un incisivo centrale, come è fatto, e otterrai che la linea di transizione qua ce l'hai qui, qui ce l'hai un po' più verso il margine. Queste linee con superior noi non ci dobbiamo, viene scimprare, come si dice, non dobbiamo diventare scemi, capito, a ricordarci queste linee, perché abbiamo delle librerie che sono delle scansioni di denti naturali. Quindi tu apri quella libreria e ci sono il 3D di denti naturali. La natura è già, ha già i codici, nella natura ci sono i codici, i denti di come devono essere. Semplicemente sappi che ci sono delle tipologie di denti. Librerie di denti rotondeggianti, quadrati, rettangolari, ovali. E quello lo vai a selezionare, fai il match con la forma del viso. Provatevi a guardare attorno. La forma dei denti si fa in base alla forma del viso? Del viso, sì. Ci sono visi rettangolari, ovali, allora ve li disegno qua, ci abbiamo visi, quadrati, rettangolari, tondi, dolico, ovali, ok, io ce l'ho ovale. L'ovale è la classica a te. È una testa un pochino... La famosa testa. Ecco, è la famosa testa. Cercate un viso rotondo nella sala. Non c'è. Guardatevi, sì che c'è. Guarda, ce l'hai dietro, ce l'hai. Dietro c'è un testa rotondo. Sì, eccolo là. È lui. Viso rotondo. Sì, sì. Io vedo ovale. Guardate un viso ovale lì. Ok, la prima ragazza. Quella di destra, ma anche quella di dietro. Sì, la prima ragazza, là. Ovale, lei è più rettangolare. C'ha le mascelle un po' più sporgenti qua e anche qua le bozze. E lui ce l'ha quadrato il viso. E c'ha anche la faccia striste, c'ha le pliche qua, le pliche che danno età, danno. I denti, quelli sono i denti più brutti, ci sono i denti triangolari che sono i più brutti. Esteticamente è sempre da evitare il dente triangolare, perché è sempre sintomo, cioè il cervello lo interpreta come un dente anziano, il dente triangolare, perché normalmente un dente ha, vi ho detto, un equatore, così, tac, tac. Se questo si consuma, diventa un dente triangolare. Capito? E quindi il cervello interpreta la forma triangolare come un dente anziano. È sempre meglio evitarlo. Più è rotondo, poi più è sensuale. E anche lì con la composizione puoi giocare. Se fai canini lunghi, è aggressivo. Faccio